Buonasera cari amici di Barba Biancorossa, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, è arrivata questa mini stangata, se vogliamo, da parte del giudice sportivo per quanto riguarda l'episodio che ha coinvolto Lella e il giocatore del Cosenza Caporale all'ottavo minuto del secondo tempo, quando per divincolarsi il giocatore centrocampista biancorosso ha sferrato, per così dire, una semigomitata al giocatore calabrese che prima si è toccato la faccia, poi è stramazzato al suolo toccandosi il costato. Beh, due turni per lui. E cosa possiamo dire riguardo a questo episodio? Ne hanno parlato in molti in questi ultimi giorni. Credo che la giustizia sportiva, anche per altre questioni, oramai ha perso un po' di credibilità per quanto mi riguarda, ma già da parecchio tempo. In più, con l'avvento del VAR, che dovrebbe un po' aiutare tutte quante le situazioni che si vengono a creare all'interno del tappeto verde, sta di fatto che l'entità stessa non viene nemmeno sondata, non viene nemmeno osservata come si conviene, e comunque il giocatore salterà le prossime sfide che ci riguarderanno da vicino per quanto riguarda l'ultima partita prima dell'altra sosta per la Nations League, ovvero domenica alle 15 contro i grigiorossi della Cremonese presso lo stadio Zini, e anche la sfida salterà contro i calabresi del Catanzaro il 18 di ottobre, quindi alla ripresa dopo la sosta tra le mura amiche del San Nicola. Quindi salta due partite e anche due partite importanti, dando così modo al mister Longo di dover un po' inventarsi nuovamente il centrocampo con i profili più attinenti, ovviamente, a quelle che sono le caratteristiche di Nunzio Lella. Quindi sicuramente adesso ci saranno, oltre questa settimana, ma anche la settimana di sosta, servirà allo stesso tecnico torinese per ovviare a questa mancanza, perché comunque non nascondiamoci, Lella è un titolarissimo del centrocampo biancorosso. Io credo che molte regole del VAR, molte cose che riguardano comunque il mondo del calcio anche in generale, no? Sentendo anche i fatti in cui non entreremo chiaramente riguardanti le tifoserie di Milan ed Inter, però voglio dire, a livello tecnico, questa tecnologia che è stata voluta poi da molti è sicuramente deve essere anche parametrata a quello che succede in campo. Perché non nascondiamoci, ragazzi, vediamo ogni domenica giocatori che vengono colpiti in una zona del corpo. Poi si toccano un'altra parte del corpo. È stato esemplare Moreno Longo durante la conferenza stampa post partita, quando ha detto: probabilmente il giocatore del Cosenza se la sta ancora ridendo, no, riguardo all'episodio, però è così. Guardiamo avanti, il giocatore ha preso due turni, io credevo prendesse comunque un turno, vista la lieve entità, perché comunque adesso non badano più a spese, è l'intenzionalità che è la cosa più importante, quindi va punita quella. Spiace per il giocatore, insomma, di origini baresi, per la precisione di Santeramo. E quindi faremo a meno di lui nelle due partite, nelle due sfide importanti contro Cremonese e Catanzaro. Andiamo avanti così, con questo sistema arbitrale, con questa VAR che funziona oramai a targhe alterne, e speriamo che comunque chi lo sostituirà darà il suo giusto contributo, come comunque stanno facendo i subentrati, coloro che sono in panchina, che vengono messi in campo da Longo durante le partite, e quindi sono abbastanza sicuro che non ci faranno sicuramente rimpiangere l'assenza del centrocampista, ribadisco, squalificato per due turni.
quest'oggi dal giudice sportivo. Un saluto a tutti quanti voi, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche, buon dibattito nei commenti. E ancora buon mercoledì a tutti quanti voi da Barba Biancorossa, sempre alle la barale e vamos, ciao!